Non mi viene la parola. Meglio. Però non ho visto proprio persone coerenti. Mi spiego meglio. Quando scendevamo in piazza, tanto tempo fa, qualcuno ci diceva: bisogna prima organizzarsi, bisogna prima fare le cose, scendere in piazza non serve a un cazzo. Allora, e noi scendevamo in piazza lo stesso, ce ne fregavamo e scendevamo in piazza lo stesso. Oggi vedo la stessa cosa, però al contrario. Qualcuno dice bisogna organizzarsi, però non bisogna fare le azioni. Allora, bisogna cominciare a fare un mezzo passo indietro a tutti e cominciare a dire: ok, abbiamo fatto, siamo scesi in piazza, non è servito a niente. Ci siamo provati a organizzare, non ci siamo riusciti. Allora, cominciamo a fare tutte e due le cose, una cosa non esclude l'altra, si può fare tutto, secondo me, si possono fare le assemblee, si possono fare le azioni, si può essere uniti nel cercare di trovare delle soluzioni che tutti quanti noi, diciamo, più o meno appoggiamo. E quindi quello che voglio dire è che se vogliamo diventare un popolo, la dobbiamo smettere proprio di darci una addosso all'altro, di avere i sospetti l'uno con l'altro. Ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo modo di pensare. Io sono uno stronzo, spesso, io sono comunque uno che dice quello che pensa, non le manda a dire a nessuno, e visto che siamo in un'assemblea pubblica lo faccio. Ripeto, se veramente vogliamo unirci, dobbiamo cominciare tutti a fare un mezzo passo indietro, a dire: ok, c'è chi vuole fare l'assemblea, benissimo. C'è chi vuole, e io sono uno di quelli, primo a dire che vuole scendere in piazza, benissimo, però nessuno deve dare il veto a nessuno, cioè nessuno deve dire: io dico che questo è lui sbaglia, nessuno deve dire: io dico che quell'altro sbaglia, perché scendere in piazza è utile esattamente come fare un'assemblea. Fare un'assemblea può essere utile come scendere in piazza. Tu hai riportato il discorso di Modena. Allora, tu non sai che abbiamo fatto una seconda assemblea a Modena dove eravamo di meno, ma siamo giunti a delle conclusioni che tutti abbiamo avallato. Quindi siamo state, noi sul territorio abbiamo deciso di fare delle cose e nessuno ci è venuto a dire: no, così non va bene, non devi fare. L'unica cosa che ci siamo chiaramente cercato di dire è: non facciamo cose stupide che poi dopo ci dicono che siamo dei violenti o ci appioppano il discorso che, non lo so, facciamo delle cose che non dobbiamo fare. Allora, quello che cerco di dire, probabilmente lo dico male perché sono un operaio, non sono un lavoratore, è che si possono fare anche delle assemblee sul territorio dove possiamo tirare fuori delle idee giuste e quindi che però devono essere idee finalizzate all'azione. E questo non deve essere un'azione dove ci devono essere milioni di persone, le azioni possono essere fatte da pochi, anche da 10-15 persone, quindi non è detto che ci debba essere un marasma di gente, poche azioni fatte bene, con criterio, che possono darci visibilità. Questo è quello che verrà fatto a Milano, ecco perché io appoggio Milano, perché quell'azione ci darà visibilità, farà sì che la gente cominci a dire: finalmente qualcuno ha il coraggio di fare qualcosa. Quindi per questo io l'appoggio incondizionatamente e ci sarò, come sanno bene, ci sarò. Sono qui oggi, quindi penso di aver dimostrato in questo modo che non sono contro nessuno. Questo, non so, probabilmente 5 minuti non li ho sfruttati, ma lo ringrazio. Grazie.